Morto a 71 anni il presidente della Triestina Mario Biasin, un decesso improvviso che ha scosso la città. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo sportivo italiano. Proteste no Green Pass, 30 denunciati, tutti italiani per le violenze e gli scontri nella giornata dello sgombero del porto di Trieste il 18 ottobre scorso. Tenta di rubare la pistola a un agente al commissariato di San Sabba, sventato un altro possibile caso Meran, grazie alla prontezza del poliziotto e alle nuove fondine. Caso molestie alpini, il sindaco di piazza, non chiedo scusa a nessuno, botta e risposta a distanza tra consiglieri comunali sul caso nato nel salotto di Ring. No ai 280 esuberi, la manifestazione in piazza Unità a supporto dei lavoratori della Flex, il prefetto presso il tavolo al ministero con i sindacati. Scattata la chiusura della galleria di Piazza Foraggi, fra disagi e percorsi alternativi, il parere di automobilisti, tassisti ma anche utenti degli autobus alle prese con le deviazioni. Pallacanestro Trieste, per il nuovo assetto societario si chiude entro fine maggio, in pole position la cordata locale legata alla settima costruzione. Buonasera dal telegiornale di Tele 4. È morto a 71 anni il presidente della Triestina, Mario Biasin. L'annuncio è rimbalzato questa mattina in Italia attraverso le fonti di stampa australiane per poi ricevere la conferma anche dalla società Rosso alla Bardata. Le condoglianze alla famiglia, di cui fa parte anche l'amministratore unico dell'Unione, Mauro Milanese, in questo momento in volo per l'Australia da parte della redazione di tutta Tele 4. Vediamo. No, 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 avevamo un miracolo, ma andiamo, se facciamo tutto quanto giusto, pian pianin, tutti quanti saremo contenti. Il motto del pian pianin e quell'aria sempre pacata e sorridente mancherà a tutti i tifosi dell'Unione. Di oggi la triste notizia della morte del presidente della Triestina Mario Biasin, pubblicata da alcuni siti di informazione australiani e poi confermata anche dal post pubblicato dal club Melbourne Victory, di cui Biasin era il principale azionista. Il patron dell'Unione aveva 71 anni ed era manager nonché fondatore della Metricon Homes, un'impresa edile di grosso calibro in Australia. Dal 2016 si è preso carico delle sorti del club Rosso Bardato assieme al cugino Mauro Milanese, facendo risorgere una società che negli anni era stata bistrattata dalle gestioni precedenti. Con il suo apporto economico e strutturando meglio il club, anche i risultati hanno premiato la sua gestione, con la promozione in Serie C al suo primo anno di presidenza in virtù del ripescaggio dell'Unione, seconda in campionato alle spalle del Mestre e vincitrice del playoff di Serie D. Abbiamo fatto una squadra e anche una società che va bene, sono sai contento e devo dire il lavoro che fa tutti quanti è sai importante. Da qui i campionati nella terza serie italiana e l'impressione che qualcosa di più era possibile ottenere. Pian pianin, ma adesso volessi un pochettino di velocità, no? Speriamo di andare vicino, di andare a B. Di Biasin si è sempre apprezzata l'eleganza, l'educazione, la passione per le sue radici triestine, con quel suo modo di parlare in un dialetto triestino inglesizzato, simpatico da sentire per il connubio fra le sue origini giuliane e la sua vita australiana. È stato lui l'uomo della rinascita della Triestina, seppur deputando le scelte all'amministratore unico milanese, vero punto decisionale del club. Sotto questa gestione anche il rinnovamento dello Stadio Rocco, uno dei più apprezzati in Italia. E tutti uniti per l'Unione. Che piace il stadio? Oh, che bello, mamma mia, che bello. Allora, vedere come che c'è tutto il stadio adesso, come ho detto prima, mi ricordo quando che ieri in Serie D, che è il primo anno, pensavo che era conigli qua fuori. Uomo gentile, simpatico, disponibile e apprezzato da tutto l'ambiente. Alla famiglia Biasin vanno le più sentite condoglianze per questa triste perdita, che è per prima cosa umana, poi imprenditoriale e quindi anche sportiva. Ci sarà tempo nelle prossime ore anche per capire di più circa il futuro della Triestina. Oggi però l'ultimo saluto lo rivolgiamo a Mario nel modo più semplice e a lui comprensibile. Ciao Mulo, te volemo ben. Sono sai contento di vedere qua i tifosi. Grazie ai tifosi, no, noi senti adesso guarda la partita, ma sei bravi.
E naturalmente sono tantissimi i messaggi di cordoglio, ve ne leggiamo qualcuno, a cominciare dal comunicato della società La Triestina Calcio 1918 nella persona dell'amministratore unico Mauro Milanese, della sorella Romina e di tutte le sue componenti, è sconvolta da questa terribile notizia e chiede a tutti il massimo rispetto in questo momento di incalcolabile dolore. Nella giornata di oggi gli uffici societari sono rimasti chiusi al pubblico, ci stringiamo a Glenda e a tutta la famiglia. Riposa in pace, Presidente. E poi ancora il Presidente della Lega Pro, la morte di Mario Biasin, Presidente della Triestina, ci addolora profondamente il messaggio. In Australia ha costruito un'attività imprenditoriale di grandissimo valore, con la Triestina Nobile Club del Calcio ha voluto mantenere un legame profondo con le sue origini. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga, capacità di mettersi in gioco sfidando ogni difficoltà, spirito di iniziativa, enorme passione, attaccamento alla terra d'origine. Con la scomparsa di Biasin la nostra comunità perde un grande imprenditore che ha saputo fare fortuna lontano dalla propria città e un uomo di sport che negli ultimi anni si è speso tantissimo per cercare di riportare la Triestina ai fasti di un tempo. E stasera alle 21, naturalmente al Caffè dello Sport, ne parleremo ampiamente con gli ospiti di Marco Stabile. Cambiamo argomento, torniamo all'ottobre scorso, sono 30 le persone denunciate dalla polizia per le manifestazioni contro l'obbligo di Green Pass sul posto di lavoro tenutesi lo scorso ottobre davanti al varco 4 del porto di Trieste. Vediamo. Della legge, disperdetevi! Sono 30, tutti italiani, i denunciati dalla Polizia di Stato per gli scontri al porto di Trieste del 18 ottobre scorso. Gli indagati sono ritenuti i principali protagonisti delle violenze nell'ambito della protesta No Green Pass, a cui era seguito lo sgombero da parte delle forze dell'ordine. Una giornata che la città non potrà mai dimenticare, seguita in diretta in tutte le fasi da Tele 4. Ecco, stanno lanciando i lacrimogeni. Restate lì, non andate in mezzo, non andate in mezzo, ragazzi. State dalla parte degli agenti. Le 30 persone devono rispondere di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, blocco stradale, getto pericoloso di cose all'indirizzo delle forze di polizia e per i reati di grida, adunata sediziosa e manifestazione non autorizzata. Nel comunicato diramato oggi la questura ricorda la manifestazione al varco 4 che rappresenta l'ingresso al Molo Settimo, dove si toccò un picco di 8.000 manifestanti. Viene precisato che il presidio era stato promosso dal CLPT, Coordinamento Lavoratori Portuali di Trieste, sigla sindacale che scioperava contro l'introduzione dell'obbligo del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro, provvedimento entrato in vigore il 15 ottobre 2021. Una protesta considerata illegittima dalla Commissione di Garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, proseguita per 4 giorni, anche di notte, con gazebo e aree ristoro. Lo sciopero ha causato un significativo calo del traffico commerciale, con conseguenti gravi ripercussioni sulla regolarità dei servizi portuali, obbligando molte navi a scaricare in altri porti dell'Alto Adriatico. Da qui la necessità dell'azione di sgombero di fronte ai ripetuti no dei manifestanti a spostare la protesta e l'uso degli idranti ritenuto necessario, poiché frange di manifestanti iniziavano a frapporsi in maniera violenta contro i reparti di polizia. La ricostruzione dei fatti è stata possibile grazie alle decine di filmati acquisiti e visionati sotto il coordinamento del PM Pietro Montrone, video che riguardavano gli scontri al varco 4, quelli successivi sotto il cavalcavia della superstrada, i disordini che hanno interessato la zona di Campi Elisi con il blocco dell'asse stradale, il lancio di sassi, bottiglie e altri oggetti agli agenti, oltre che il ribaltamento dei bottini dell'immondizia in mezzo alla strada. 3 i feriti tra i poliziotti e 3 mezzi danneggiati. I filmati, spiega ancora la questura, hanno permesso di identificare alcuni dei soggetti più facinorosi, tra cui anche i leader dei movimenti negazionisti, i quali hanno istigato i presenti a commettere reati. Tenta di scippare la pistola un agente di polizia nel commissariato di San Sabba, ma viene bloccato grazie alla prontezza dell'agente e alle nuove fondine. A raccogliere e a raccontare l'episodio, che risale a circa un mese fa, il sindacalista Edoardo Alessio di FSP Polizia. Vediamo. Non più tardi di 3 settimane fa, al commissariato di San Sabba, un italo-etiope 18enne ha cercato di sottrarre nuovamente la pistola a un collega. Ah. Grazie alla preparazione, ovviamente alle fondine nuove,
Questo non ha portato a una ripetizione della tragedia che abbiamo avuto il 4 ottobre 2019. Cioè, tragedia sfiorata al commissariato di San Sabba non lo sapremo mai, ma di certo quanto ha raccontato stamane il segretario di FSP Polizia Edoardo Alessio ha di che far venire i brividi al solo pensiero di un qualcosa di simile a quanto accaduto in questura in quel tragico ottobre del 2019, quando furono uccisi gli agenti Rotta e De Menego. I fatti raccontati oggi dal sindacalista di polizia hanno avuto un esito fortunatamente positivo. L'agente a cui c'è stato il tentativo di scippo delle pistole è riuscito ad evitare di vedersi sottratta l'arma, sia per prontezza di riflessi che grazie alla fondina che ha fatto il suo dovere. È successo a seguito di una rissa, di una lite in Piazza Venezia. Questi due vengono fermati con non poca difficoltà dalla pattuglia, portato a San Saba, dove adesso c'è la sede delle Volanti. Questo ha cercato, non è riuscito, per le motivazioni che ho sottolineato prima, preparazione dei colleghi e le fondine, a sottrarre l'arma al collega. Quanto affermato rientrava in un discorso più ampio riguardo la sentenza del processo a carico di Alejandro Meran. Edoardo Alessio ha raccontato l'episodio di San Sabba per commentare una sua impressione che si augura non sia specchio della realtà dei fatti. Io non vorrei che in maniera indiretta, perché è chiaro che la magistratura non vuole legittimare ben nulla, che in maniera indiretta questo da un delinquente venga letto come una legittimazione del fatto. Dico che sono pazzo. Sono pericolose determinate cose, non vuol dire che bisogna andare e forzare la legge per punire subito e chiunque, però la nostra paura è che si legittimi un po' anche determinate situazioni. Le parole pronunciate a Ring dal sindaco di piazza sulle molestie alla adunata degli alpini sono rimbalzate oggi in consiglio comunale. Allora vediamo che cosa è successo, abbiamo raccolto anche il parere di 4 consigliere comunali. Una ha detto: mi hanno detto che ho un bel paio di gambe e mi sono sentita violentata. Io e te, quando vediamo passare una bella ragazza, cosa pensiamo? Ma perché siamo maschi, no? Ma figurati. Non devo chiedere scusa a nessuno, ho espresso una mia opinione, è stata la risposta del sindaco Roberto Di Piazza in aula alle opposizioni che gli chiedevano di scusarsi per le parole pronunciate a Ring sulle donne che hanno denunciato le molestie alla adunata degli alpini. Per questo le consigliere del Partito Democratico hanno deciso di andare avanti con una mozione sul tema, come spiega Laura Famulari. E prima della mozione abbiamo presentato una domanda d'attualità con la quale abbiamo chiesto al sindaco di porgere le sue scuse, poiché insomma c'è una sensibilità collettiva che si è sentita offesa dalle sue parole, però così non è stato e quindi noi intendiamo portare avanti la mozione. Ci dispiace che tutto questo sia accaduto, perché Trieste non merita questo approccio nei confronti del genere femminile, al di là dei fatti specifici. Duri interventi sul caso sono stati portati in aula anche dai consiglieri Russo, Nicolini e da Alessandra Richetti. Sono rimasta sconcertata da subito di quelle parole, le ho ascoltate e riascoltate. Lo ritengo veramente affermazioni inaccettabili, perché mettono nelle condizioni le donne a sentirsi anche non sostenute dal primo cittadino. Tra le consigliere del centrodestra c'è chi nelle parole del sindaco ha colto invece il tentativo di difendere il corpo degli alpini da attacchi strumentali. Abbiamo raccolto le posizioni di Cristina Birolla della Lega e di Angela Brandi di Forza Italia. Io come donna non mi sono sentita offesa dalle parole del sindaco, è stato strumentalizzato ed enfatizzato un discorso che il sindaco faceva in realtà a difesa degli alpini in generale. Ovviamente purtroppo ci sono state delle azioni che verranno verificate dagli organi competenti, ma il sindaco era intervenuto al fine di aiutare e venire incontro agli alpini perché non si generalizzasse nei loro confronti. È premesso che è da condannare qualsiasi forma di violenza nei confronti sia di una donna che di un uomo, non mi sembra che il sindaco abbia offeso nessuno. D'altra parte non mi sembra che si siano levate voci di femministe nei confronti di quella che è stata veramente una violenza perpetrata nei confronti di una giovane studentessa nigeriana che è stata prima lapidata e poi bruciata.
E sulla vicenda Alpini a Rimini c'è anche l'intervento dell'Associazione degli Albergatori e Operatori Turistici di quella città e della Riviera Romagnola, che in una nota elogia la condotta irreprensibile dei partecipanti e dice: si dissocia da polemiche e dichiarazioni di talune realtà che probabilmente per mera voglia di visibilità gratuita hanno voluto molto spesso confondere la pura goliardia, indispensabile e gradevole caratteristica di tali manifestazioni, aggiungono, con comportamenti non consoni e molesti. Pur non escludendo che possano esserci stati sporadici episodi spiacevoli, dice ancora l'Associazione degli Albergatori e Operatori Turistici, che ovviamente condanniamo, e parere unanime della categoria che la condotta dei partecipanti sia stata impeccabile. Presidio quest'oggi dei lavoratori della Flex in Piazza Unità per dire no agli esuberi, alla delocalizzazione. In 300 circa hanno manifestato, sostenuti dai sindacati e da molti rappresentanti anche della politica. Una delegazione è stata ricevuta dal prefetto Vardè. Questo determinava che non vogliono vedere che questa fabbrica chiuda, perché è stata una famiglia prima che un'azienda. È quasi 20 anni che lavoro alla Flex de Trieste. Conosco tutti i miei colleghi. A livello nazionale farebbe già rumore, a livello provinciale è un disastro 300 famiglie a casa. Alle voci dei lavoratori della Flex in Piazza Unità si alternano quelle dei sindacalisti di Fion, FIM, Wilm, USB e RSU. In presidio circa 300 persone per dire no ai 280 esuberi annunciati con la delocalizzazione in Romania. 280 esuberi è un numero irricevibile, inaccettabile, soprattutto per quanto riguarda questo territorio. Non è accettabile che le multinazionali vengano nel nostro territorio, approfittano della logistica e di tutti i vantaggi e allo stesso tempo poi però spostano il lavoro. Ultimamente le multinazionali che si insediano sul nostro territorio fagocinano tutto quello che sono le forze lavoro, la nostra manodopera, soprattutto le nostre professionalità, prendendo anche soldi da parte dello Stato, e una volta quando vedono che non ce n'è più e trovano altre nuove opportunità all'interno del territorio, subito se ne vanno e delocalizzano. La fabbrica oggi è vuota, quasi tutti sono in sciopero, annunciano i rappresentanti dei lavoratori che, ricevuti dal prefetto, hanno chiesto il coinvolgimento delle parti sociali al tavolo ministeriale con l'azienda. In Flex non c'è un piano industriale, non c'è un'idea di come rimanere agganciati in questo territorio e siamo davanti a un'azienda che ha deciso da tempo di sfilarsi. Le nostre denunce sono passate inascoltate ed è per questo che stiamo chiedendo alle istituzioni di farsi carico della responsabilità del disastro. In piazza anche numerosi esponenti della politica locale, regionale e nazionale di diversi schieramenti. Il caso Flex, dicono i sindacati, deve coinvolgere tutta la città. E il governo deve supportarci nel difendere il sito produttivo e nel difendere i lavoratori. Questo è l'unico messaggio che oggi noi vogliamo risvegliare nelle istituzioni, ma anche nella cittadinanza tutto, che si stringa attorno a questa fabbrica e difenda un patrimonio del nostro territorio. Tra i 280 esuberi, 80 sono di lavoratori e soprattutto lavoratrici interinali. Lavoratrici e lavoratori somministrati che sono all'interno da 10 anni e più e hanno maturato un'esperienza, una professionalità all'interno dell'azienda, indipendentemente dalla forma contrattuale, sono a rischio già da oggi. E rassicurazioni sono arrivate dal prefetto Vardè, c'è stato anche l'intervento della deputata del Partito Democratico Deborah Serracchiani, già presidente della regione, si occupò proprio del caso Flex da presidente. Vediamo. Alle 13.30 ho chiesto ed ottenuto un appuntamento con i vertici aziendali, voglio sentire e capire qual è la situazione. Noi avevamo fatto nel 2015, nel 2016 un accordo e un'intesa tra la regione e l'azienda con il coinvolgimento del Ministero dello Sviluppo Economico molto importante. All'esito di quell'accordo ci furono anche contratti importanti, penso ad esempio a quello con Enel che purtroppo non è stato rinnovato. Vorrei capire perché, vorrei capire quali sono le condizioni dell'azienda. Sono anche sorpresa di questa crisi, non tanto per la vicenda legata alla Romania, che è cosa che conosciamo, che sappiamo e sulla quale bisogna intervenire, anche perché insomma si tratta di un'azienda anche strategica da un punto di vista nazionale. Quello che non si riesce a capire è come mai questa azienda, in un settore così delicato, così strategico, così anche specialistico, non riesca a trovare un proprio spazio, visto che oggettivamente le aziende che in Italia fanno questo mestiere, che si occupano di ottica a livello altissimo, non ce ne sono molte. Quindi
capire perché questa azienda ha deciso di non investire su se stessa e sui propri dipendenti formati, capaci, qualificati è il primo passo che dobbiamo fare. In tutti gli uffici giudiziari del distretto i magistrati hanno aderito con percentuali intorno al 50% alla giornata di astensione dall'attività giudiziaria proclamata dall'Associazione Nazionale Magistrati contro la riforma dell'ordinamento giudiziario all'esame del Senato. Lo ha reso noto Francesco Petrucco Tofolo, presidente giunta ANM del distretto della Corte d'Appello di Trieste. È scattata nella notte la chiusura della galleria di Piazza Foraggi, il primo dei 40 giorni previsti. Abbiamo fatto il punto della situazione con gli automobilisti, scooteristi, tassisti, ma anche utenti degli autobus alle prese con le deviazioni delle linee. Vediamo. Prima giornata di chiusura della galleria di Piazza Foraggi, i disagi sono stati inevitabili, soprattutto sulle arterie secondarie imboccate dagli automobilisti e dagli scooteristi per arrivare soprattutto al lavoro piuttosto che accompagnare i figli a scuola, quindi San Giacomo, Via dell'Istria, Via Molino a Vento, ma questa mattina anche Piazza Goldoni, perché ovviamente molti hanno imboccato le altre gallerie per raggiungere la periferia dal centro. Ma è abbastanza traffico, molto traffico, zona San Giacomo, sì. Bisogna fare strade nuove. Noi infatti abbiamo preso lo scooter. Per ovviare, dice. Eh sì, perché altrimenti avremmo preso la macchina. Buona giornata. Però appare tutto abbastanza tranquillo. È lunedì, sembra. Non è mancato ovviamente qualcuno che non sapeva della chiusura, ma sono soprattutto, guardando anche le targhe, persone non residenti a Trieste e che dunque ha dovuto fare retromarcia davanti al tunnel chiuso. La chiusura della galleria di Piazza Foraggi però riguarda anche per esempio gli utenti degli autobus con corse e fermate modificate. Per chi abita a Mugia e che lavora e che ha orari è un grande disagio purtroppo, ma se bisogna fare va bene. Non sono mancati peraltro quanti alla normale corsa dell'autobus hanno dovuto abbinare una camminata perché ovviamente l'autobus non ferma in tutti i punti in cui sostava prima. Quindi alcuni hanno anche riscoperto le scale a lato della galleria proprio qui in Piazza Foraggi. È un po' de casin, vegno di San Giacomo, Zose, è un po' de caos, però bisogna i primi giorni se è così. Dopo speriamo che non duri tanto, ecco. E fra le strade alternative che i triestini imboccheranno per ovviare alla chiusura della galleria di Piazza Foraggi c'è questa, via del Destriero e poi via del Veltro. Ovviamente si tratta di una via stretta, di una via con molto passaggio pedonale in mezzo ai condomini in cui bisogna fare attenzione a non pigiare troppo sull'acceleratore e a fare attenzione a ciò che ti circonda per evitare incidenti. Ora ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra poco. Torniamo a parlare dell'ipotesi di riforma della centrale operativa del 118. Dall'attuale centrale unica regionale si potrebbe passare a due sedi, Trieste e Palmanova, a tre sedi, Trieste, Palmanova e Pordenone, o quattro centrali operative provinciali, come in passato. Ne abbiamo parlato col consigliere regionale del gruppo misto, Walter Zalucar, già direttore del 118 a Trieste. Io rimango dell'opinione che la migliore soluzione dovrebbe essere il ripristino delle quattro centrali operative provinciali, come era fino a 5 anni fa, anche perché fino a che c'erano le centrali a livello locale le cose funzionavano sicuramente meglio. Così Walter Zalucar, consigliere regionale del gruppo misto ed ex direttore del 118 sulla riforma della centrale operativa. Si tratta dell'ipotesi più onerosa fra le tre previste, la quarta invece rappresenta il mantenimento della centrale unica, 2.200.000 euro di investimento, 6.600.000 all'anno di mantenimento e 89 unità di personale, questo contro i 990.000 euro di investimento, 3.700.000 di costi annui e 52 addetti che vengono previsti in caso di due centrali, una a Palmanova e una a Trieste, e della terza soluzione con le tre centrali dislocate a Palmanova, Pordenone e Trieste, in questo caso 1.600.000 di oneri iniziali, 5.100.000 euro di mantenimento annuo e 70 addetti. Zalucar però sottolinea come vi siano anche altri costi che vanno considerati. Perché non dimentichiamoci che arrivare in ritardo significa qualche volta addirittura perdere la vita, molte altre volte, oltre ai disagi e alle sofferenze, ci possono essere maggiori invalidità, per cui anche questo ha un costo, oltre che umano,
che è il costo prioritario, anche un costo economico. Saranno ora i tecnici dell'azienda regionale di coordinamento della salute a decidere, come sottolineato dall'assessore regionale della sanità Riccardo Riccardi. Secondo quanto trapela, sarebbero in ballo l'ipotesi di mantenimento dello status quo o le tre sedi. Il consigliere Zalucar sottolinea inoltre un altro aspetto cruciale, la necessità di impiegare personale con specifica conoscenza del territorio. Ma infatti è per questo che ho parlato delle quattro centrali operative e non tre. Perché a Trieste è evidente che non si conosce bene, che so io, il Coglio, la parte di Staranzano e così via. E la conoscenza del territorio è essenziale in qualsiasi attività di soccorso. E non si tratta solo di sapere in quale via andare esattamente il numero civico, ma si tratta proprio di conoscere la zona dove si va a operare. Fincantieri parte l'era del dopo bono. Si è riunito oggi il nuovo consiglio di amministrazione di Fincantieri. Il consiglio ha nominato Pier Roberto Folgero quale amministratore delegato. Al presidente Claudio Graziano sono state conferite deleghe in materia di rappresentanza istituzionale, supervisione, security aziendale, sistema di controllo interno e gestione dei rischi. All'amministratore delegato invece ampie deleghe in materia di gestione ordinaria e straordinaria della società e per la presentazione al consiglio dei piani industriali e dei budget annuali. Questa è la notizia. Allora andiamo invece a cambiare argomento. Dopo 10 anni d'attesa sono partiti i lavori in via Clivio Artemisio per la sistemazione del manto stradale. Gli interventi sono già largamente operativi e proseguiranno ancora fino al mese di luglio. Vediamo. Lavori in corso in via Clivio Artemisio per sistemare la voragine che ormai da anni era parte dell'arredo. L'intervento incluso nel programma di risistemazione degli assi stradali in cattive condizioni ed era stato finanziato nella scorsa consigliatura grazie all'interessamento dell'assessore Elisa Lodi. Al momento il cantiere è operativo, come dichiara l'assessore all'urbanistica Sandra Savino, e la chiusura del tratto proseguirà ancora per numerose settimane. Dopo 10 anni finalmente abbiamo iniziato i lavori di ripristino del muro di Clivio Artemisio, un'opera appunto attesa da tanto tempo, sponsorizzata fortemente dal sindaco di piazza, e quindi come dicevo i lavori sono iniziati, probabilmente si protrarranno ancora per circa un mese e quindi insomma siamo a buon punto. Il quadro economico di questo intervento è pari a 250.000 euro, a operare una ditta di Tarcento. I lavori sono volti a recuperare l'asse stradale e il ripristino del muro di contenimento nel tratto posto a 125 metri circa dall'intersezione con via Fleming, via Calpurnio e in direzione via Valerio. L'opera consiste nella realizzazione di una palificata per consolidare l'area, ricostruendo il manto stradale utilizzando il calcestruzzo armato per il riempimento. Per i residenti si prevede ancora un periodo di disagio veicolare, in quanto per raggiungere la città e per rientrare a casa si dovrà percorrere strada Nuova Peropicina o via dei Baiardi. Il punto sulle trattative in corso con gli imprenditori interessati alla Pallacanestro Trieste. Due le ipotesi al vaglio: quella di un allargamento della compagine societaria, qualora andasse in porto l'operazione con Settimo Costruzioni, oppure una cessione totale della società e delle quote, se dovesse invece prevalere la pista che porta un gruppo estero, rispetto al quale non sono state diffuse ulteriori informazioni. Vediamo. Scadenza fine maggio per le proposte di allargamento della compagine societaria della Pallacanestro Trieste 2004 e quanto ha ufficializzato la società, confermando come stia proseguendo la due diligence, ovvero l'analisi dei libri contabili con l'affiancamento dei futuri investitori, tra cui, lo si è detto più volte e confermato al Caffè dello Sport, in pole position c'è il gruppo Settimo Costruzioni. Noi stiamo parlando con questa proprietà, questa probabile proprietà, e credo che ci siano dei punti molto importanti per il futuro della Pallacanestro Trieste. Intanto è una delle prime volte che un'imprenditoria così importante in questo momento sulla città si avvicina a una squadra della città. La scadenza a fine mese è dettata dalla necessità di definire il nuovo assetto in tempo per l'iscrizione al campionato 2022-2023 e per formalizzare gli accordi con il nucleo centrale della squadra, rispetto alla quale uomini come Banks, Davis, Lever, Campogrande, De Angeli potrebbero rappresentare lo zoccolo duro per il futuro. Al momento, stando alla nota del Consiglio di amministrazione, per quanto riguarda in particolare l'offerta giunta da un imprenditore del territorio, leggi quella
quello edile, si tratterebbe di un importante innesto che consentirebbe l'allargamento dell'attuale compagine societaria con l'acquisizione di quote. Gli attuali soci confermeranno la propria disponibilità a mantenere invece la quota di minoranza. Si verrebbe così a creare un nuovo schema allargato che permetterebbe di rinforzare la società dal punto di vista finanziario e integrare le attuali sponsorship. L'allargamento della compagine sociale e della sua governance, rileva ancora il CDA, verrebbe effettuato attraverso un aumento di capitale. Il piano B, invece, è quello che presupporrebbe una cessione totale di quote a fronte dell'acquisto del completo pacchetto azionario. I dettagli della potenziale operazione, che riguardano un imprenditore residente all'estero, hanno sottolineato i componenti del consiglio di amministrazione, non sono al momento divulgabili. Dunque i conti. La società precisa che, nonostante l'avvio dell'attuale gestione nell'aprile 2019, con un passivo consistente, 1.700.000 euro, ereditato dalla precedente proprietà e amministrazione, che ha richiesto un gravoso impegno per essere gestito e assorbito, il bilancio oggi inattivo. Ciò è avvenuto grazie al lavoro del CDA, supportato dai soci. Insieme hanno risanato la Pallacanestro Trieste e l'hanno resa appetibile sul mercato, superando anche l'impatto sanitario, sociale ed economico della pandemia. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie a tutti per averci seguito e buona serata.